cliente laddove questo non c'è. Che si, esempio tipico di questa situazione, un croissant farcito al cioccolato, o meglio farcito al cacao, in etichetta ho l'immagine della tavoletta di cioccolato, con immagine grafica io faccio pensare che quella farcitura sia al cioccolato, leggo e leggo ingredienti, cioè di cioccolato non ce n'è nemmeno una minima traccia, ma è cacao, che sono due ingredienti ben diversi, ok? Quindi questo è un esempio per questo tipo di situazione, quindi suggerisco appunto con un'immagine grafica o con semplicemente tramite l'aspetto o con delle parole che non rientrano nelle informazioni obbligatorie la presenza di qualcosa, di un componente che poi invece non c'è. Le informazioni sugli alimenti devono essere